Incastonato tra le meravigliose coste del Mar Ionio e le splendide catene montuose delle serre calabresi, sorge Caulonia. È un paese della Locride, è un paese con una storia antica, è un paese di 2500 anni fa, è un paese della colonia greca, faceva parte era una colonia greca. Voi dovete pensare che Caulonia era un paese che coniava monete addirittura. Cioè, non cosa faccio, all'interno della colonia greca pochissimi erano i paesi che potevano fare questo. Una storia quindi di 2500 anni, un borgo e un centro storico, credo che sia uno dei più belli, non solo della Locride ma della Calabria. Ogni muro di questo centro storico parla, racconta una storia, dalle chiese alle piazze. Il centro storico ha subito, voglio dire, tutte le problematiche che hanno i centri storici, lo spopolamento, quindi voglio dire molte case abbandonate. Noi come amministrazione ci stiamo concentrando su questo con una serie di progetti per il recupero di queste case, però non vogliamo fare una cattedrale nel deserto, perché recuperare le case non ha senso se poi all'interno di queste case non ci va qualcuno. Quindi deve essere un progetto collegato anche a un flusso turistico. Visitare il borgo è un'esperienza indimenticabile per la ricchezza dei suoi paesaggi e per l'unicità del patrimonio storico ed artistico. Il territorio di Caulonia appare variegato e carico di imprevedibili paesaggi. Si passa da una fascia costiera molto bella ad una fascia collinare ricoperta della macchia mediterranea. Una passeggiata nel centro storico di Caulonia riesce sempre a sorprendere il visitatore grazie alle sue numerose viuzze, mura antiche, palazzi storici. Uno di questi è Palazzo Asciutti Ierace, detto Palazzo dei Diavoli, per le sue originalissime sagome poste sulla facciata principale. Numerose sono le chiese sparse per tutto il centro storico. La chiesa del Santissimo Rosario, costruita in elegante barocco, con cornici aggettanti e poderose colonne decorative, presenta un interno a navata unica ed un soffitto a cassettoni. Poco distante si erge la chiesa dell'Immacolata, il cui interno è anch'esso riccamente decorato in stile barocco, con due magnifici altari del 1779 in marmi policromi. In pieno centro storico sono tuttora visibili i resti della chiesetta di San Zaccaria, una delle più antiche di Caulonia. Probabilmente costruita come tempio di culto per volontà di un ebreo, fu illuminata da San Zaccaria al cristianesimo. Attualmente si conserva una pregevole deesis con il Cristo Pantocrator al centro, mentre la Madonna e San Giovanni sono posti ai lati, proprio come le forme deesis bizantine. Un'unicità che pone l'affresco bizantino del centro storico di Caulonia in un circuito culturale molto più ampio e che abbraccia tutto il Mediterraneo. La ricchezza dei luoghi ed il fascino della sua storia rendono Caulonia il luogo ideale per il Caulonia Tarantella Festival, grosso evento di importanza extraregionale. Il festival ha una storia di 15 anni, non è facile, vedete? Perché io vedo in giro eventi dove si spendono decine di migliaia di euro e poi dopo pochi anni svaniscono nel nulla senza lasciare traccia. Questo succede perché probabilmente, anzi sicuramente, si tratta di eventi che non hanno una base solida. Questo evento invece ha una forte base che è rappresentata dalle
nostre tradizioni, che è la musica popolare, che probabilmente, non lo so, era stata accantonata, era stata messa da parte per tutta una serie di motivi culturali. Quando noi abbiamo iniziato nel 99 ci si vergognava della tarantella, diciamolo, è giusto dirlo, e noi abbiamo iniziato con molto coraggio insieme ad Eugenio Bennato. Oggi invece ci sono artisti locali, e un tipico esempio è il nostro prodotto di casa, Mimmo Cavallaro, che sta riempiendo le piazze non solo della Calabria, ma dell'intera Italia. E questo credo che Caulogna abbia un merito su questo, perché abbiamo insistito, abbiamo da testardi proprio insieme ad Eugenio Bennato, abbiamo continuato su questa strada dal 99 e piano piano è stato un crescendo di attenzione, si sono accesi i riflettori della stampa nazionale anche. Dimostra che l'evento ormai è un evento che ha superato i confini della Calabria, e lo registriamo anche dalle presenze di turisti che vengono da Venezia, da Napoli, da tutta Italia, e riusciamo in 5 giorni ad avere 30-35 mila presenze, voglio dire. Quindi significa che certi obiettivi li abbiamo raggiunti. Per Caulogno ormai è un evento che è fortemente legato al territorio. Quando mi capitava di andare fuori in Italia e dire sono di Caulogno, molte volte mi si diceva: a Caulogno è successo qualcosa di importante, la Repubblica Rossa di Cavallaro nel 45, è successo un fatto politico importante. E quindi si identificava il paese con l'evento che era successo. Oggi mi capita di andare a Napoli, a Roma, a Milano, e quando dico sono di Caulogno, perché lo sa, dice: ah, il paese della tarantella. Cioè, l'evento è fortemente legato al territorio. Caulogno è chiamato il paese che balla, il paese della tarantella, perché il festival è entrato in quelli che sono gli eventi storicizzati della regione Calabria, che sono stati finanziati, quindi è stato riconosciuto come un evento di grande importanza per la regione Calabria, quindi è una risorsa per Caulogno sicuramente, ma per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria e per la regione. Durante le 5 giornate, molto apprezzate sono le lezioni di tamburello, organetto, chitarra battente e di lira calabrese che si tengono per le strade del centro storico. Lezioni che sono apprezzatissime sia dagli abitanti di Caulogno che soprattutto dai tanti visitatori che affluiscono da ogni angolo d'Italia. Ieri in piazza c'era un gruppo di 70 statunitensi che era venuto appunto per l'evento. Se è vero, così come è vero, che attraiamo molta gente da tutta Italia, offrendo loro anche dei seminari che vengono fatti durante il pre-festival, quindi non solo un evento musicale ma un evento di spessore notevole sotto l'aspetto culturale. Ecco, questi sono i canali che hanno permesso ad una manifestazione di crescere e di superare nelle 5 giornate fatidiche un afflusso di oltre 25-30 mila presenze complessivamente, che per un centro come Caulogno, che fa solo 7 mila abitanti, è un fatto di notevole importanza. Smuove anche l'economia, però su questo pensiamo ancora di doverci migliorare, anche se la comunicazione per noi oggi diventa un fatto di notevole importanza. Vogliamo parlare della giornata di chiusura. Mattinata avremo una conferenza stampa con la presenza dell'assessore regionale e con la presenza degli artisti Mimmo Cavallaro e Antonella Ruggero, e trarremo un po' le conclusioni, faremo un consuntivo, anche se non completo, della manifestazione. Nel pomeriggio avremo dei seminari, e quindi ci sono dei maestri suonatori, maestri di canto, maestri di lira calabrese, maestri di ballo, che gratuitamente forniranno a tutti i graditi ospiti e daranno loro la possibilità di imparare. E si impara tanto, se è vero come è vero, che noi ogni anno siamo passati da 100 iscritti a circa 200 iscritti, di persone che intende studiare e imparare qualcosa per quanto riguarda uno strumento tipico, la lira calabrese, l'organetto e altri strumenti, così come impara la tarantella. C'è la presenza anche di docenti universitari della facoltà di Bologna che insegnano canto e ballo. Poi la serata
è il momento conclusivo, dove c'è la presenza di un artista locale di notevole spessore che è cresciuto insieme alla manifestazione, cioè 15 anni fa questa manifestazione nasceva dal nulla e c'era un artista sconosciuto, Mimmo Cavallaro, che insieme al suo gruppo Taran Project oggi è un soggetto importantissimo, un volano di comunicazione notevolissimo. Questa sera lui insieme ad una notissima artista, Antonella Ruggero, faranno delle iniziative, delle canzoni appunto tarantellate. Il Festival della Tarantella di Caulonia rappresenta ormai un evento trainante dell'estate calabrese. Una manifestazione che è da richiamo per migliaia di turisti da tutto il mondo. Un momento per vivere la tranquillità ed il calore delle genti di Calabria in un ambiente sano e lontano dal frastuono della vita di tutti i giorni. Thank you.